Sono iniziate alle 5 di mattina in porto e si sono susseguite fino alla tarda mattinata le operazioni di sbarco dei 168 migranti a bordo della Ocean Viking. La macchina organizzativa ha funzionato ancora. In estate, con le crociere in aumento, gli sbarchi nel nostro porto potrebbero essere un problema. Sono le parole del presidente dell'autorità portuale Musolino, soddisfatto comunque delle operazioni. Proseguono i mal di pancia della maggioranza dopo l'elezione di Frascarelli a presidente del Consiglio Comunale. La seduta di stamattina sul rendiconto è saltata per la mancanza del numero legale. Continuano ad emergere perplessità sul protocollo d'intesa firmato a gennaio tra MIT, Comune e Autorità Portuale per Fiumaretta. Il Ministero dell'Agricoltura ha infatti già bocciato due progetti sull'area. Si infrange contro la Favola Cimini il sogno promozione del Civitavecchia. Battuti per 2-1 a Vignanello, i nerazzurri sono matematicamente fuori dalla corsa ai playoff e dalla promozione diretta. Buonasera dal nostro telegiornale. È attraccata intorno alle 5 di questa mattina, in leggero anticipo rispetto all'orario previsto, la Ocean Viking, l'ONG con a bordo 168 migranti soccorsi in zona SAR maltese nei giorni scorsi. Coordinate dalla Protezione Civile, dalla Capitaneria di Porto, dalla Prefettura e dalle Forze dell'Ordine, si sono svolte le operazioni di sbarco ed in particolare quelle sanitarie da parte degli operatori della ASL Roma 4. Vediamo. Siamo alle spalle dell'autorità portuale sotto la nave Ocean Viking che è arrivata alle 5 di questa mattina al porto di Civitavecchia. Stanno procedendo proprio in questo momento le operazioni di sbarco dei 167 migranti che erano a bordo della ONG. Tutto procede regolarmente anche dal punto di vista sanitario. Come vedete alle nostre spalle ci sono appunto gli operatori della ASL Roma 4 con la Croce Rossa in prima linea per appunto le valutazioni dal punto di vista sanitario delle persone che erano a bordo della nave. Tutto procede regolarmente, solo in un paio di casi la situazione potrebbe richiedere il trasferimento al Gemelli di Roma. Per il resto nessuna problematica particolare, e allora si procede con la gestione di queste persone, che sono scappate dai propri territori del Nord Africa per cercare fortuna nel nostro territorio, ma anche per scappare da situazioni sicuramente difficili. Quindi si procede con l'identificazione e poi in particolare per i circa 20 minori non accompagnati, in realtà i dati parlano di 18 ragazzi che dovranno essere gestiti e spostati nelle strutture del nostro territorio, ma anche in strutture esterne, proprio come è avvenuto in occasione del precedente sbarco che era avvenuto sempre qua a Civitavecchia e che aveva portato anche in quel caso tanti minori non accompagnati nella nostra città, 30 dei quali peraltro sono ancora in città, mentre altrettanti sono stati spostati in Sardegna e nel nord Italia, ma sono sempre sotto la attenzione dei servizi sociali di Civitavecchia. Operazioni di sbarco proseguono, come detto, senza nessuna problematica particolare, almeno fino a questo momento, e proseguiranno fino a quando appunto tutte le persone saranno identificate e appunto si potranno ritenere concluse le operazioni. Presidente Musolino, si sono appena completate le operazioni di sbarco dei 167 migranti che sono arrivati al porto di Civitavecchia. La macchina ha funzionato nuovamente? La macchina ha funzionato nuovamente, ha funzionato in maniera eccellente. Mi permetto semplicemente di sottolineare come il warning di arrivo della nave è arrivato il giorno di Santa Fermina, il giorno della Santa Patrona. Abbiamo cominciato a lavorare tutti in questi giorni di festa e il primo maggio abbiamo approntato le strutture, quindi direi che anche in questo caso esame è passato a pieni voti. Un grande sforzo complessivo di tutte le amministrazioni, non ne cito nessuna in particolare perché tutte hanno lavorato in maniera eccellente. Vero è che va fatta forse una riflessione complessiva a più ampio spettro per capire che questo è un porto che in stagione, se Dio vuole, noi quest'anno faremo numeri importanti, può gestire da 40 a 60 mila passeggeri al giorno, e avere un ulteriore elemento di complicazione come la gestione di una nave come questa con 170 migranti, 168, con vari problemi anche di salute, può essere un elemento di grande stress. Questo è un porto che comunque, come tutti, si presta a fare quello che ci viene richiesto. Noi siamo funzionari pubblici e quindi facciamo sempre il nostro mestiere, però
il primo e più importante incarico di questo porto è quello di creare posti di lavoro e dare opportunità di sviluppo al territorio. Quest'anno abbiamo numeri, per fortuna, forse anche un po' per merito, importanti, forse da record, e quindi andrebbe pensato e ragionato il nostro impiego, il nostro utilizzo durante la stagione estiva in maniera più pianificata, meno su altro, che non significa che noi non si sia in grado, come in questo caso, di fare un ottimo lavoro, però appunto Civitavecchia particolarmente è probabilmente si presta di più a questo tipo di attività nella stagione che va da ottobre a marzo, prima che parta la stagione sia delle crociere che dei traghetti. Detto questo, noi ci siamo e ci saremo sempre, quando lo Stato ci chiede di esserci, facciamo la nostra parte. E come detto, sono iniziate all'alba di questa mattina le operazioni di sbarco dei 168 migranti di origini siriane ed egiziane, in maggior parte bambini e uomini. Per le operazioni di sbarco presso il porto di Civitavecchia, l'ASL Roma 4 ha messo a disposizione una sua squadra fatta di 10 operatori, composta da infermieri, tecnici della prevenzione e personale medico. Le attività di accoglienza e controllo sanitario, ha spiegato il direttore sanitario dell'azienda, la dottoressa Simona Orsino, si sono svolte con il supporto del personale USMAF, USCAR e della Croce Rossa. Non vi sono state criticità o emergenze, tutti i migranti sono stati visitati dai sanitari. A bordo della nave era presente anche una donna in stato di gravidanza che è stata prontamente trasferita al San Paolo per gli esami di routine. Ascoltiamo le parole dell'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli e del coordinatore della protezione civile Valentino Arillo. Cinzia Napoli, siamo sotto la Ocean Vikings, dove si stanno completando le operazioni di sbarco dei 167 migranti che sono arrivati a Civitavecchia. Come sta procedendo? Sta procedendo tutto secondo i tempi, questa volta memori dello scorso sbarco delle due navi del mese di febbraio, c'è stata un'organizzazione, diciamo, ancora più puntuale e anticipata, questo per garantire comunque un'accoglienza dovuta a queste persone che hanno transitato per lungo tempo. Sono scesi per primi i ragazzi con alcune donne, quindi è stata attivata tutta la macchina solita dei primi controlli sanitari sulla nave e poi i controlli della ASL e quindi l'identificazione della polizia, che ci permetterà poi come servizi sociali di individuare quelli che sono i minori non accompagnati. Ce ne sono circa una ventina, almeno questo insomma c'era stato riferito prima dell'arrivo della nave, numeri confermati e soprattutto come si riesce a gestire questi ragazzi? Allora, i numeri ancora certi non li abbiamo perché si sta procedendo con lo sbarco, ci sono stati annunciati circa 18 persone, 18 ragazzi non accompagnati di varie fasce di età e già ci siamo attivati per poter trovare comunque una collocazione in giornata per questi ragazzi, sia sul nostro territorio che eventualmente anche in altri territori extraregionali o regionali, come abbiamo fatto la scorsa volta, pur considerando il grande impegno umanitario. Voglio dire, sono persone comunque fuggite da un territorio in guerra, sono persone che hanno navigato a lungo, però noi dobbiamo essere anche coscienti di quelle che sono le nostre risorse e le nostre possibilità sul nostro comune, e sapete che già sono rimasti ancora circa una trentina di ragazzi non accompagnati degli scorsi sbarchi, altri sono stati allocati in altre strutture sicure regionali e extraregionali, ma sono comunque a carico del comune di Civitavecchia, a cui si sommano anche questi. Quindi torno a dire, grande attenzione, impegno, umanità, però c'è bisogno di una strategia differente e soprattutto di un supporto politico importante. Valentino Arillo, alle nostre spalle l'applauso per l'ultimo dei 167 migranti che sono arrivati e sbarcati qua a Civitavecchia. Come sono andate le operazioni? Ovviamente la macchina è tarata, professionisti del soccorso, della sicurezza, della sanità. La macchina va bene, quindi le operazioni come da prassi sono andate molto bene. Non ci sono stati particolari problemi anche dal punto di vista sanitario per quanto riguarda le persone che sono sbarcate? Alcune situazioni un po' precarie per quanto riguarda sembra gli apparati interni per la vescica di alcuni uomini, sembra che l'acqua della Libia abbia qualche problema e quindi ci sono queste cose. Poi c'è una donna incinta di 23 settimane che farà i prossimi accertamenti in terra e qualcuno a livello ortopedico. Ci dobbiamo abituare, diciamo, a questo tipo di attività? Abituare no, è ovvio che con il presidente Musolino, il sindaco e tutti i capi si è fatto il tavolo, noi siamo a disposizione perché parliamo
comunque di esseri umani, e quindi la città di Civitavecchia con le sue infrastrutture, comprese quelle portuali, dà il suo contributo. È ovvio che a breve, se non già domani, inizia la stagione estiva e qui c'è un grosso afflusso di navi da crociera, quindi potrebbero essere implicate le operazioni. Una serie di defezioni legate con molta probabilità alla recente elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Frascarelli, che ha lasciato molti scontenti. Non si è svolta la seduta in programma questa mattina all'Aula Pucci, nel corso della quale si sarebbe dovuto approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio del 2022 di Palazzo del Pincio per la mancanza del numero legale. Non hanno preso parte alla seduta, oltre a tutta l'opposizione, fatta eccezione per Vittorio Petrelli, i consiglieri di maggioranza Raffaele Cacciapoti ed Emanuela Mari di Fratelli d'Italia, Matteo Iacomelli di Forza Italia e Daniele Perello del gruppo Misto. Assenze trasversali e decisamente pesanti, visto che il rendiconto di gestione sarebbe dovuto essere approvato entro il 30 di aprile, anche se ci sono ancora margini per la sua approvazione. Vale ancora la pena prolungare questa agonia? È la domanda che si pone l'opposizione dopo il rinvio della seduta del Consiglio Comunale sul rendiconto di questa mattina. Secondo PD, Movimento 5 Stelle, Lista Tarantino e La Svolta, la maggioranza è ancora in subbuglio dopo la burrascosa elezione del presidente dell'Assise. Al di là dei margini che consentono ancora l'approvazione del rendiconto entro la messa in mora da parte del prefetto, affermano dalla minoranza, è evidente che il mancato assenso entro il 30 aprile sta già avendo degli effetti negativi sul comune, prima fra tutti la mancata entrata in servizio delle nuove assunzioni e il conseguente disservizio per i cittadini, oltre ai disagi economici per i neodipendenti. Ancora una volta, dopo l'elezione del presidente del Consiglio, il sindaco dimostra di non avere i numeri per governare, e a pagarne le conseguenze è purtroppo la nostra città. Questo ultimo anno di consigliatura, concludono dall'opposizione, dopo 4 anni non certo esaltanti, si preannuncia una vera e propria via crucis. Continua a destare forti perplessità il protocollo d'intesa siglato lo scorso gennaio tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Civitavecchia e Autorità Portuale. La bocciatura da parte del Ministero dell'Agricoltura, confermata dal TAR, della richiesta di finanziamento da parte dell'Authority per la realizzazione del polo logistico agroalimentare a Fiumaretta, rimette praticamente in discussione l'intero pacchetto del servizio. Col passare dei giorni e andando a leggere con maggiore tempo e attenzione le cosiddette carte, emergono dubbi consistenti sulla reale possibilità che l'accordo siglato nel gennaio scorso, in una pomposa cerimonia svoltasi a Palazzo del Pincio alla presenza del ministro Salvini, possa trovare attuazione, perlomeno così come è stato formulato. L'autorità portuale aveva presentato nel 2022 al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste i progetti del polo della logistica agroalimentare al servizio del porto di Civitavecchia e del Logistic Green Park e piattaforma di intelligenza artificiale per la logistica agroalimentare portuale porto di Civitavecchia, da realizzarsi all'interno dell'area comunale di Fiumaretta, partecipando ad un bando emanato a giugno dallo stesso Ministero. I due progetti riguardanti le direttive necessarie all'avvio della misura PNRR Sviluppo Logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo sono stati però bocciati e l'Authority aveva presentato ricorso al TAR del Lazio, che però è stato rigettato nei giorni scorsi. Infatti nel dicembre scorso 2022 il MASAF aveva richiesto ulteriore documentazione relativamente ai due progetti presentati dall'Authority, mai pervenuta al Ministero, cosa che ha indotto lo stesso Ministero a non concedere all'ente il finanziamento a fondo perduto per i due progetti, per complessivi 10 milioni di euro, ognuno dei quali ha un costo complessivo tra i 5 e i 20 milioni di euro. Ne consegue che il protocollo d'intesa presentato pubblicamente l'11 gennaio potrebbe non essere valido. Quel documento infatti all'articolo 3.e prevede testualmente che l'area di Fiumaretta, peraltro da bonificare, e questo è un altro tema sul quale si tornerà, prevede che una volta acquisita l'area denominata,
polo di convergenza turistica Civitavecchia, porto cosiddetta Fiumaretta, la stessa sarà destinata alla realizzazione di una piattaforma logistica destinata allo sviluppo del trasporto alimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità. Il progetto relativo allo sviluppo della piattaforma logistica è stato presentato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e forestali del 13 giugno 2022, che mette a disposizione della DSP risorse per lo sviluppo della logistica agroalimentare per i porti, riconducibili tra l'altro alla realizzazione, rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle aree portuali. Da una parte sarebbe interessante sapere se quando è stato siglato il protocollo d'intesa, presente il ministro Salvini, quel progetto era stato già giudicato inammissibile dal Ministero dell'Agricoltura e quindi a quel punto ci si troverebbe di fronte ad una situazione paradossale, nella quale uno dei tre soggetti protagonisti partecipa ad un accordo sapendo che difficilmente potrà trovare attuazione, perlomeno nei contenuti in base ai quali è stato sottoscritto. Ma in ogni caso, a fronte della bocciatura del ricorso presentato al TAR da parte dell'ente portuale, l'intesa deve essere comunque riformulata, visto che è venuto a mancare uno degli elementi cardine previsti, ovvero la realizzazione del polo agroalimentare sulla base del progetto presentato al Ministero dell'Agricoltura, come visto bocciato e il cui importo è stato destinato ad altre autorità portuali, ovvero Livorno e La Spezia, per attività concorrenziali a quelli dello scalo di Traiano. Peraltro lo stesso cronoprogramma contenuto nel protocollo d'intesa risulta ormai falsato, per cui sembrerebbe necessario a questo punto che il Ministero guidato da Salvini rimetta in piedi l'intera procedura, confermando il finanziamento per 35 milioni di euro necessario all'acquisto dell'area di Fiumaretta e specificando bene per quale finalità successiva. Essendo venuto meno il contributo del Ministero dell'Agricoltura, dove sarebbero trovati i fondi per i due progetti di cui il Consiglio Comunale è chiamato a prendere atto giovedì prossimo? Provvederà direttamente Molo Vespucci accedendo ad un mutuo per l'intero valore dei due progetti? È tutto da verificare. Comunque vada, la vicenda presenta contorni davvero grotteschi, tali da mettere in cattiva luce le istituzioni pubbliche coinvolte, in primo luogo lo stesso ministro Salvini. Una lista vera e propria a bordo di una splendida nave da crociera che ha chiesto l'intervento della polizia di frontiera di Civitavecchia. A raccontare quanto avvenuto nei giorni scorsi su uno dei giganti del mare, reduce da un viaggio nel Mediterraneo, sono le cronache ischitane, visto che tra i coinvolti ci sono gli alunni dell'Istituto Mattei di Casamicciola Terme che si trovavano in gita scolastica. A quanto sembra, dopo un banale diverbio, la situazione è degenerata. E racconta il golfo24.it, non si è trattato di una banale rissa, ma di una vera e propria contesa che sarebbe durata fino al rientro in Italia, nel corso della quale i protagonisti sono stati poi scortati dagli agenti di sicurezza della crociera fino al porto di Civitavecchia. Alla fine la nave ha attraccato, scaricando i responsabili della poco edificante vicenda. A quanto pare alcuni dei contusi e feriti si sono fatti accompagnare al pronto soccorso per farsi refertare in previsioni di probabili risarcimenti. E la MSC, racconta sempre il golfo24.it, sarebbe stata accusata di una non adeguata reazione rispetto a episodi di violenza avvenuti in un luogo dove la sicurezza e l'incolumità delle persone a bordo dovrebbe essere la prima regola. Comunque sulla vicenda è stata aperta un'indagine, gli inquirenti avrebbero già acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza interni alla nave e svolto i primi interrogatori. Le grandi compagnie croceristiche continuano a promuovere iniziative per occupare giovani e persone sulle loro navi, ma tutte queste si tengono lontane da Civitavecchia, che viene pressoché quotidianamente indicato come il porto leader del settore in Italia. L'ultima novità in tal senso arriva da Costa Crociere, che a Genova ha promosso, unitamente alla Regione Liguria, l'assunzione di 45 persone al servizio. Non c'è niente da fare. I cosiddetti padroni delle crociere vedono Civitavecchia come sede del porto di Roma, ma continuano ad essere poco inclini a cercare manodopera per le loro grandi navi tra i giovani della città. Era già avvenuto nel novembre scorso con MSC Crociere, che a Genova aveva dato vita ad un career day per assumere oltre 750 persone in Italia. In precedenza, parliamo del 2017, Costa Crociere aveva annunciato 4.500 posti di lavoro attraverso una selezione che ebbe luogo, anche quella, nel capoluogo ligure.
Unica eccezione nel lontano 2015, le 103 assunzioni avvenute tra giovani del Lazio ottenute grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 destinate alla formazione di personale che la Pisana all'allora governatore Zingaretti riuscì a recuperare. Adesso ci risiamo. Regione Liguria, Accademia Italiana della Marina Mercantile e Costa Crociere hanno infatti annunciato nuove selezioni per i corsi di formazione del personale di bordo. I corsi, realizzati anche questi attraverso il Fondo Sociale Europeo, si terranno a Genova e metteranno a disposizione un totale di 45 posti tra cuochi e animatori per bambini e ragazzi. Il corso di cuoco di bordo si rivolge a disoccupati e persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti in possesso di qualifica di operatore dei servizi di cucina triennale o di diploma di scuola secondaria superiore alberghiera, con indirizzo settore cucina oppure con diploma generico di scuola secondaria superiore con almeno 6 mesi di esperienza lavorativa. Il corso per animatori di bambini e ragazzi è aperto a disoccupati e persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con almeno 2 esperienze lavorative pregresse con minori. I candidati che supereranno le prove di selezione saranno ammessi ai corsi di formazione. Costa Crociere si è impegnata ad assumere almeno il 60% delle persone che completeranno il percorso formativo con esito positivo e ricorda che nelle ultime selezioni ha offerto un contratto di lavoro a circa il 95% dei partecipanti che hanno terminato con successo i corsi. Quello che non si capisce è perché nella città che pomposamente viene raccontata e definita come sede del porto croceristico leader in Italia e secondo nel Mediterraneo non debbano prevedersi corsi o selezioni di personale da occupare a bordo delle navi da crociera. È uno dei tanti misteri buffi con i quali i poveri e sfortunati civitavecchiesi devono continuare a fare i conti. Si preannuncia complicata a Civitavecchia la giornata di domani sul fronte dell'approvvigionamento idrico. Aceato 2 comunica che alla fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione volti a migliorare l'efficienza del servizio è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone della città. Dalle 15 alle 23 si verificheranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d'acqua alle utenze ricadenti nelle zone di Campo dell'Oro, San Gordiano, sul lungomare, al ghetto e al centro storico, Viale Baccelli, Via Lepanto, Via Mattei, Calata della Rocca e Viale Matteotti. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle 15 alle 23 di domani, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Roma, all'angolo con viale Guido Baccelli, alla rotatoria di via del Tiro a Segno, al parcheggio del parco Iuri Spigarelli, in via Lepanto, angolo via Palmiro Togliatti e in piazza Verdi. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, può essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335. Problemi di approvvigionamento si preannunciano anche nelle zone a nord della città, nella fascia compresa tra via Tarquinia e borgata Aurelia Sant'Agostino, per ulteriori interventi di manutenzione. Si è rinnovato anche quest'anno, il 28 aprile, lo speciale legame tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e la città di Civitavecchia con la Santa Patrona Fermina. I cavalieri giovanniti, quando nel 1523 furono costretti a lasciare Rodi, trovarono rifugio proprio a Civitavecchia, dove costruirono l'ospedale, una commenda e una chiesa intitolata San Giovanni Battista. E fu proprio il cavaliere di Malta civitavecchiese Terenzio Collemodi a far trasportare, correndo l'anno 1647, nella città tirrenica le reliquie di Santa Fermina da Amelia. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, restate con noi perché tra poco apriamo la pagina sportiva. Calcio, un KO inatteso che ha sancito la fine dei sogni promozione della Civitavecchia. I nerazzurri hanno perso per 2-1 sul campo della Favola Cimini nella penultima giornata del campionato di eccellenza. Ad illudere i civitavecchiesi era stato il solito Vittorini, che nel primo tempo aveva portato avanti i suoi, ma proprio alla fine della prima frazione di gioco è arrivato l'1-1 dei viterbesi, che poi al 90esimo hanno segnato anche il gol vittoria su calcio di rigore. Il Civitavecchia non ha approfittato del pareggio della Boreale ed è rimasto terzo. Il distacco di 3 punti proprio sui romani sarà incolmabile
perché se dovessero finire a pari punti la Boreale sarebbe avanti per gli scontri diretti, mentre Lazio ha vinto e si è portato a più 6. A meno di possibili decisioni extracampo, con la situazione da chiarire di un giocatore del Lazio che potrebbe aver giocato alcune gare da squalificato e con la società neroniana che potrebbe subire una penalizzazione, il campionato del Civitavecchia è finito qui con la gara di domenica prossima al Tamagnini contro l'indomita Pomezia, ininfluente ai fini della posizione in classifica. Pallanuoto, ci sono poche possibilità, ma non è ancora chiusa la porta della salvezza in Serie A2 per la NC Civitavecchia, che sabato scorso ha perso lo scontro diretto contro l'Ischia. A 2 giornate dal termine della regular season, i rossocelesti sono ultimi con 8 punti e devono rimontare il distacco dall'Ischia per potersi giocare i play-out. Adesso sono 5 le lunghezze di distacco, ma il 7 di Pagliarini deve rimontarne 6 per la situazione negativa degli scontri diretti. Non ci sono alternative, la NC deve battere la Waterpolo Palermo sabato al Palagalli e poi fare l'impresa nel turno finale a Monterotondo contro la capolista Visnova, che ha vinto 20 partite su 20. All'Ischia invece basterà un pareggio tra Acquachiara e Olympic, entrambe coinvolte per i piazzamenti playoff. E sempre riguardo la pallanuoto, vittoria da soffertissima per l'Ipertecnica Centuncelle in Serie C. Al Palagalli biancorossi hanno sconfitto per 7-5 un'ottima Nautilus Roma in una gara che la vedeva nettamente favorita. Il 7 di Daniele Simeoni ha invece fatto grande fatica e dopo 3 tempi sotto nel punteggio, nell'ultimo è arrivata la rimonta. Decisivi il gol del vantaggio di De Santis e quello della certezza con Midio, con entrambi i giocatori a segno con una doppietta. Le interviste. Gianluca De Santis, Luca Mancini, vittoria sofferta per l'Ipertecnica Centuncelle che sconfigge la Nautilus Roma. Importante l'apporto negli ultimi 2 tempi praticamente, soprattutto l'ultimo tempo e mezzo per poter vincere questa gara. Sì, sì, è stata una partita decisamente tirata all'inizio, sicuramente per merito dell'avversario e del merito nostro. Abbiamo giocato, diciamo, un gradino sotto le nostre capacità, poi dopo comunque siamo riusciti a entrare in partita, abbiamo dettato il ritmo negli ultimi 2 tempi che ci hanno portato poi alla vittoria oggi. Due settimane in cui si farà sentire mister Simeoni, lo immagino, insomma, dopo quello, qualche errore di troppo che c'è stato quest'oggi. Però è importante la voglia e il cuore che avete messo nell'ultimo tempo. Tu, importante quel gol fondamentale del vantaggio, ti sei liberato in mezzo e hai firmato quindi il gol del 6-5. No, è importante l'apporto di tutti. Ricordo la grandissima parata di Luca all'ultimo, il gol di Daniele Midio al volo. Cioè, è veramente stato importante l'apporto di tutti. Purtroppo oggi c'è stato qualche errore individuale di troppo. Capita, il campionato è lungo, capitano anche partite come questa dove la palla all'inizio sembra non voler entrare. Però l'importante era portare a casa i 3 punti. Ma sicuramente adesso da lunedì avremo modo di chiarire le idee e di ritrovare la quadra, diciamo. Luca, quello vogliamo sapere tutti quanti, questa parata incredibile, come l'hai gestita, l'istinto cosa ti ha detto quando sei riuscito a intervenire su quel contropiede clamoroso da parte degli avversari? No, è successo che mi sono trovato l'avversario in contropiede, ho cercato in qualche modo di tamponarlo e alla fine ci sono riuscito. Oggi non è stata, secondo me, una grande prestazione da parte nostra, noi non siamo questi. E da lunedì sicuramente ripenseremo agli errori che abbiamo fatto, soprattutto in attacco e niente, cerchiamo di cambiare le carte in tavola. No, questi 3 punti vi danno grande energia in vista di questo finale di campionato? Sì, sono 3 punti certamente importanti, però sicuramente possiamo fare di meglio. Adesso ci stiamo preparando anche per la partita del 13 maggio. Quella fondamentale. Quella fondamentale. E dobbiamo fare meglio di così. Pallavolo è terminato con l'ennesima sconfitta per 3-0, il percorso di partite casalinghe per la 3EPC Civitalad in Serie B2 al Palasport in Solera Tamagnini, festeggia Calenzano in un confronto che non aveva praticamente nulla in palio per entrambe le squadre, che era la classica gara di fine stagione. Le toscane hanno avuto quasi sempre il comando del gioco con la formazione di Luca Uggioni, che non è riuscito a strappare un parziale alle più forti avversarie. Basket, classica partita di fine stagione anche per la Stemar 90 a Cassino, tra 2 squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Si sono imposti i padroni di casa per 65-53, approfittando appieno di un inizio più che sonnecchiante dei rossoneri, privi nell'occasione di Spada e Teisner, che hanno inanellato nel resto della partita una quantità industriale di palle perse e percentuali imbarazzanti dalla lunga distanza. Pallamano è finito con una sconfitta al campionato di Serie A2 per la Flavioni Finestra Perfetta. Chiaravalle
Le gialloblu hanno perso per 35-28 contro le marchigiane. Si trattava di una gara che non metteva nulla in palio, in quanto entrambe le squadre erano già fuori dai giochi playoff. Il campionato del 7 di Patrizio Pacifico si è chiuso quindi con un quarto posto nel gironcino e soprattutto con la consapevolezza di aver dato spazio a molte giovani del vivaio. Chiudiamo con il rugby. Non è stata la domenica della soluzione per la lotta salvezza per il CRC. A Roma i biancorossi hanno perso per 26-22 contro l'Arvaglia Villa Panfili. 4 i punti messi in cassaforte per i biancoverdi, 1 per la squadra di Mauro Tronca per via del bonus difensivo. E ad una giornata dal termine c'è un rebus per decretare i verdetti con 5 squadre in 4 punti. Il CRC è al momento penultimo con 31 punti in compagnia di Primavera e Perugia, ma ai Civitavecchiesi basterà vincere al Moretti della Marta contro il Pesaro con qualsiasi punteggio per garantirsi la Serie A anche per il prossimo anno. E con questa notizia si chiude questa nostra edizione del telegiornale. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata.